alcune osservazioni di quelle, diciamo, di battute, insomma, con la richiesta di un approfondimento dal punto di vista dei materiali presentati da parte degli istanti. Poi abbiamo delle osservazioni su cui aspettiamo ancora la valutazione del segretario rispetto alla necessità che c'è di un approfondimento documentale. E poi ci sono da programmare i sopralluoghi. Ovviamente poi vanno votate tutte, ma questo è un altro discorso. Abbiamo ricevuto ormai più di una settimana fa la documentazione relativa al terzo raggruppamento di osservazioni che sono le schede norma. È stato inviato a tutti un WeTransfer, il registro era disponibile e è disponibile in segreteria e quindi possiamo cominciare oggi l'introduzione e l'esame di queste. Chiederei però all'ufficio, prima di completare l'esame delle osservazioni sulle schedature in cui è stato reperito materiale aggiuntivo. Ieri, Jacopo, abbiamo anche ricevuto un'email, ho visto tutti i consiglieri, l'hai vista quell'email lì, indirizzata a Aspetta. tutti i membri? A tutti i membri della commissione, ora senza entrare nello specifico, ma ho visto che eravamo tutti lì dove ci Me la si chiedeva. ricordo. Sì, me la ricordo. Non so di che si tratta io, nel senso se l'abbiamo già vista o no. O se è da vedere. Ieri alle 11:48. Sì, no, ma sono d'accordo con te nel senso che non so se fa riferimento a qualcosa che si sia visto. Non me la ricordo così per come è stata presentata. Mandiamo all'Antonella, che ho visto che non era a conoscenza. La mandiamo all'Antonella, la inoltriamo a lei, e poi magari la prossima commissione ci dice notizie in merito. Sì, più che altro chiediamo qual è l'osservazione a cui si fa riferimento. Ecco. Esatto. Possiamo anche vederlo noi, nel senso che abbiamo registri, quindi se è la stessa persona che ci ha sollecitato. Non lo so, l'ho trovato. Ma ve l'ha fatta un tecnico? Non privato, credo. Non si capisce chi è. Ha sollecitato una presa d'attenzione rispetto a una questione che non è, diciamo, di area, no? Che riguarda un'area. Va Su bene. cui c'è stata la presentazione di un'osservazione. Vabbè, se me la girate, controlliamo. Allora se la girate. Sì, l'ho trovata un po' inusuale come modalità, insomma, di Bravo. relazione. Il riferimento 500, Manola e Antonella, 53 291 53 292. E che Ci cos'è? può il numero dell'osservazione, ci sarà il No. protocollo. Ah, Sarà 53? il protocollo. Ah, Il numero di ok. osservazione è impossibile. Al Sì. Me protocollo lo non... ridici, Alberto? 53 291 53 292 l'ha mandato un privato, credo, a tutti noi membri della commissione, questa presa d'attenzione. Va bene. Vediamo. Va bene, intanto procediamo, direi. Ve lo posso dire io che c'ho tutto l'elenchino così si guardano? Sì. No, perché c'ho le osservazioni, quelle che si sono trovate le foto sui permessi. Non so, fate voi, ditemi voi. Sì, diamo. Poi magari se rimane qualcosa indietro me lo dite, ok? Vai. Io Io ragazzi vi riapro. vedo malissimo, o mi va via la linea stamani, vi vedo malissimo. Ma ci senti? Sì. Allora vado. Vai. Allora, riapriamo l'osservazione numero 88. Aspetta, che mi metto questo. Era questo, ricordate? Sì, ok. Ok, abbiamo preso i permessi, così si guarda cosa. Ricordi Manola? Sì. Vai.
Di quello, questo è un titolo abilitativo, in questo caso è il sovrapposto, che fa vedere in pratica graficamente lo stato di partenza dell'edificio prima della ristrutturazione. Sostanzialmente vedete che il tetto è stato rifatto sulla base degli spezzoni delle murature che erano rimaste. Antonella, se torni un attimo su, perché il discorso era sul tetto, se mi ricordo bene. Ecco, vedete questo prospetto qui? Sono stati presi come punti gli spezzoni ancora residui, che erano quelli che vedevamo nella foto che ci aveva mostrato Antonella. E se vai un pochino più giù, vedete il sovrapposto sui prospetti. Ancora, ecco. Ecco, vedete la preesistenza di quelle aperture in nero che sono rimaste uguali e lo spostamento di questa finestra qui al primo livello e la realizzazione, mi sembra, o riapertura di una finestra a livello del piano terra, con l'aggiunta di quella tettoia che vedete in foto. Ok, qui la richiesta su questo fabbricato era la modifica di schedatura del fabbricato da valore Da 1 architettonico. a 2 e ci si domandava, siccome il tetto, come vedete, è stato rifatto, come dimostrato nel titolo abilitativo, se ci domandavamo se il tetto fosse stato trasformato portandolo a una sola falda o no. Sembrerebbe, da quello che noi abbiamo rintracciato, che era dall'origine così. Come pure anche l'apertura, perché forse qualche membro aveva chiesto notizie delle aperture, se mi ricordo bene. Va bene, io penso che se facciamo riferimento a casi analoghi, l'osservazione non possa essere accolta. Il parere dell'ufficio qual è, Manona? Sì, di non accoglimento. No, ma qui era che... Ah, sì, è vero, chiedeva un 2, hai ragione, è vero, sì. Gli altri commissari che dicono? Antonella, che osservazione è? Scusa, la numero? È la numero 88. Vabbè, per me si può andare avanti. Riccardo? Mi sentite? Io non riesco a sentire bene. Ti Sì, sentiamo, ti ti si sente. sentiamo. Mi sentite? Sì. Ma non ho capito bene di quale si parlava ora della. Allora, guardavamo, era una Ah, ho visto osservazione le che foto. chiedeva da 1 a 2 e la commissione, quando Ah, l'aveva sì, ho verificato, sentito aveva... quello che ha detto Jacopo. Ah, io ho detto che in relazione a quello che ci è stato fatto vedere e a come abbiamo trattato altri casi, non mi sembra che sia il caso di accogliere questa osservazione. Per me non si può accogliere perché il tetto è stato mantenuto, si è visto, no? Come era in Alberto, origine. sì. Sì, io. Ma mi sentite quando parlo? Sì, ti Sì, sentiamo tranquillamente. Riccardo. Ah, Alberto fate acconsente con le valutazioni sulla scorta delle elaborate che hanno fornito. Va bene, sentire. No, concordo scusate, con questo. commissione, devo fare una correzione, ho sbagliato. Scusa, l'osservazione. Dunque, questo edificio è stato classificato come rudere. L'osservazione chiedeva di classificarlo 2, quindi il parere dell'ufficio è parzialmente accolta perché ovviamente non è un rudere, ma è di metterlo in 1. Sì, era sottintesa, grazie della ulteriore, però era sottintesa
che tanto si era già discusso la volta scorsa, di riconfermare l'uno, quello che Sì, era la però volontà io dell'ufficio, va bene. avevo detto che non era accolta, invece in realtà troverete parzialmente accolta. D'accordo. Ok. Va bene. Tutti Procedo? capito? Numero 98. Allora, io questa qui l'avevamo lasciata in sospeso perché per vedere se era un edificio storico. Noi abbiamo trovato, cioè nel Castore, sia quello che è sul sito della regione che il cartaceo che abbiamo qui in ufficio, c'è un buco, cioè c'è proprio uno strappo in quel punto lì. Per cui non lo so se è veramente assente nelle carte storiche o, non, o invece c'era. Questa verifica non è stata possibile farla più di questo, capito? Scusa Antonella, siccome non me lo ricordo, cioè sul Castore della Regione Toscana non c'è quell'area? C'è un buco, Manola, c'è proprio uno strappo e non si riesce, non vi riesce a verificare se veramente manca o c'è uno strappo proprio sulla carta. Abbiamo anche il cartaceo noi, no? Però anche lì c'è questo buchetto. Per cui non lo so. Come lo volete considerare questo edificio? Lui chiedeva uno storico. Lui Ma si può chiedeva. vedere la carta? In questo momento noi si partiva da Orescente, vero? Sì, vedete c'è un buco qua su in alto. Va bene, non si va da nessuna parte. Chiaro. Aspetta un attimo, per favore. Ma Antonella, non ho capito una Dimmi, cosa, ma dimmi. questa carta esiste sia, diciamo, cartacea che digitale? Noi ci abbiamo, quando si fece il primo piano strutturale nel 98, siamo andati all'archivio a riprendere tutti questi pergamini, cioè abbiamo le fotocopie e abbiamo ritrovato nel nostro archivio questa fo fotocopia di questa zona qua. E Ma anche lì sul Castore regionale? è questo. Ah, no, ho detto sono andata in archivio. È questo qui, è questa carta qui. È questa carta. Alto! Dimmi. Non c'è il fabbricato, non è storico, perché Perché? io faccio la sovrapposizione, no? C'ho la sovrapposizione del catastale attuale col Castore. E dov'è la linea di confine lì? E dove dovrebbe, brava, e dove dovrebbe essere stato il fabbricato? E non c'è lì. Ok, va bene, va bene. Va bene, prendete voi la decisione, Insomma, è ok? un po' traslato però, Non ho con la capito la lettera, però. sovrapposizione. Come il catasto storico, non so se è perfettamente, capito? Sì, sono d'accordo, però lì non c'è, nel senso, è vero che siamo a cavallo un pochino del confine, no? Ma è proprio quello com'è ora l'attualità, perché è proprio sul confine, non è sicuramente più traslato là sopra il fabbricato. E comunque ne avreste avuto prontezza di qualche traccia di qualcosa, no? Per me lì non c'è il fabbricato. Se dovessi essere io il tecnico e sostenere o meno la presenza, direi che non c'è. Ma me lo spiegate le righe viola che sono? Quelle celesti e rosse è il catasto attuale. Quello sotto che vedi marroncino è quello borbonico del 1840-1850. Sulla scorta delle quali informazioni determiniamo se era storico o meno tante volte, no? Cioè è in ausilio a, come documentazione. Ora è vero che lì nella piegatura del foglio manca un pezzettino, dove è bianco, manca un pezzettino di cartografia, no? Ma come vedi in altro, là dove ha fatto vedere Antonella, sopra il 6730,
c'era il catasto di impianto, il fabbricato che poi probabilmente nel corso degli anni è stato ampliato, no? Come vedi qua invece non ci sono fabbricati sotto la sagoma campita, che sono quelli che avevano recensito nel 1850. Sulla scorta di questa informazione sarebbe plausibile pensare che di impianto non c'era un fabbricato esistente, quello lì non era, è fatto dopo il 1860 almeno. L'osservante ci ha fornito elementi per valutare che sia storico, mi pare di capire no. Di no. No, è solo la descrizione. Dice il fabbricato è un unico vano di vecchia costruzione destinato a magazzino, cui si accede tramite un'unica apertura sul fronte al limite della strada pubblica. La struttura è muratura ordinaria di pietre e mattoni, tetto in cotto e portale in legno. Date le caratteristiche strutturali, si chiede che l'immobile sia individuato e classificato come edificio di interesse ambientale 2. E avevamo visto l'altra volta che fa riferimento non all'edificio a cui sorge accanto, ma un edificio che è dall'altra parte, no? Giusto, se ricordo bene. Sì, sì, a me sembra così, sì. Scusa Alberto, ora al di là della ricostruzione cronologica del fabbricato e capì quando è nato la data precisa, mi sembra che sia il caso di schedarlo questa. Indubbiamente. Quindi, voglio dire, R non è. Jacopo, è. Sì. Però io vorrei capire perché, schedarlo perché? Perché è bello? No, perché ha delle caratteristiche tecnologiche e costruttive che sono storiche. Cioè questa roba qui non è stata fatta prima, dopo la guerra, è evidente. Questa roba qui è roba che è nata in maniera anche spontanea magari, senza nessuna attestazione particolare, ma un secolo là. Questa ha delle caratteristiche storiche di per sé. Manuela, voi che dite? Ma noi non l'avevamo accolta, perché noi dicevamo sulla base della documentazione prodotta, perché non abbiamo trovato assolutamente niente, noi avevamo confermato la classificazione che ha ora come edificio sparso isolato in territorio agricolo. Però può essere anche un caso, riguardandolo anche soprattutto dalla foto, Antonella, la fai rivedere la foto da quella che si vede dal campo. Sembra, non so, a me se, non so, via. In effetti, come recente, forse delle caratteristiche storiche, come dice Jacopo, qualcosa ha, anche se il tetto è stato rifatto, vedi Jacopo, è stato rialzato, chissà cos'era. Ah sì, ho capito che è stato rialzato, ma è stato rialzato in termini di una pendenza che gli è stata data, con quella, insomma. Sì, sì, è un caso, sì, sì, particolare. Cioè, mica peraltro, perché non abbiamo alternative, voglio dire, capito, no? Se non lo schediamo, cioè diventa uno sparso nel territorio rurale che è alla stregua di un fabbricato di bozze, no? Sì, ma allora te proporresti di schedarlo come? No, allora vediamo se... Uno, due, Jacopo, io sto guardando la cartoteca, no? Ok? Secondo me nel volo della RAF del 54 non c'era neanche il fabbricato.
Possibile, mi sembra impossibile che nel 54. Guarda la cartoteca del 54. Mentre si riconosce perfettamente quello grosso, mentre si riconosce quello grosso, perché si vede, andate a vedere. Cartoteca del 54. O è più basso e si vede male, ma si vede perfettamente il rettangolo del fabbricato grosso, però l'appendice sotto non si vede. Noi possiamo vederla, Antonella? Quello che dice Jacopo, la cartoteca, il volo aereo. Sì. Aspettate. Ti metto il link nella chat, tanto. Questo? Allora, sì, questo? Ma nel volo aereo del 54. Dice Alberto che no, secondo lui non c'è neanche nel 54. Dovrei andare a aprirti il 54. Ti ho messo il link nella chat, guarda un po', Anto. Sì, sì. Aspettate. Vai su Trova. Sì, mi è arrivata. Aspetta. No, nella leggenda a destra. Trova. Vai. Okay. Poi comuni fra i particelle, menù a tendina. Aspetta un secondino, aspetta un attimo. Particelle catastali, era quella sotto. Ah, aspetta, un attimino, non abbiate furia. Vai. Che numero era? 2629. Che numero è, Alberto? Scusa. Non me lo 2629. Apre. No, ci devo avere dei problemi io qui, perché non me lo apre. Foglio 25, particella 2629. Lo puoi far vedere te, Alberto? Sì. E l'Antonella poi ti fa condividere, Anto? Aspettate, eh? No, no, a me non me lo apre, mi dispiace, ma non mi apre il collegamento. Prova te, Alberto, e facciamo aprire dall'Antonella. Alberto, come fai a vederlo? Io ci sono, ma non vedo nulla. Hai capito? Non mi riesci a vedere, secondo me non funziona il collegamento. Ah, io ce l'ho. No. Il collegamento funziona, Antonella, io lo vedo, ma non vedo il fabbricato, cioè non riconosco nulla, neanche te dici distintamente, lo vedi, io non vedo nulla. Sì. Mi condividi me, Anto, per favore. Aspettate, ok, aspetta. Come si fa a condividere, Stefano? No, a dare l'organizzatore a... Segna loro di organizzativi relatore. Iacomini, no, sì. Così assegna il ruolo di relatore. Vai, no. Assegnato. Io ti posso venire dietro, non lo vedo. Mentre questo qui è il fabbricato, puoi ingrandire? Sì. No, ma io questo è il fabbricato, non vedo nulla. Qui, che è la particella che abbiamo cercato, questo la sagoma del fabbricato si vede. Però te dici non c'è, io non vedo tanto bene perché non riesco... Io non sono in grado di dirlo, Alberto. Cioè, come fai a riscontrarlo di lì, dai? Questo qui è il fabbricato. Sì, quello l'ho capito, quel che vuoi dire, ma lì sotto il giallo, come fai a dire che non c'è nulla, scusa?
Lo vedi la pianta del fabbricato? Ma la pianta del fabbricato? No, perché c'è un alone giallo che è quello di quel quadrato lì. Se anche tu cerchi un'altra particella e ci torni sopra, io non sono in grado di dirti che non c'è nulla. Da vedere. Ho levato l'alone giallo. Ho levato l'alone giallo. Ma nel catasto di impianti non c'è nulla. Ora te lo faccio vedere. Castore, te dici. Nelle canapine degli anni, insomma, degli anni 50 giù giù. Sì, si fa così. Sì, ma questo qui è il catasto borbonico. Ok. Io volevo le canapine, le mappe di impianto. Il Il canapino. catasto di Sì. 55, Anto. Non ce l'ho io qui. No, non ce l'ho neanche io quelli lì, eh. Senti, ma te ce l'hai forse? Vabbè, sì, no, ma te i fogli catastali che abbiamo lì in ufficio sono recenti. Io ce l'ho, forse. No, aspetta, aspetta che ce l'ho io digitalizzate, perché questi, allora, qui. Io le presi da voi, dal Collegio dei Geometri. Ce l'avevate Allora, voi? ce l'ho io digitalizzate. Quelle io ce l'avevo anch'io, sì. Ce l'ho, aspetta. E ce l'ho. Addirittura un caldo. Venticinque, 26, 59. Abbiamo, dovremmo essere qui. Era l'ex 872, no? Dovrebbe essere questo, giusto? Da casa mi dicono che c'era, da casa nel senso c'è qualcuno che ci segue che mi presente che c'è. È Eccolo questa, già, giusto? È corretto? 872, eccolo qui. Questo è il catasto di impianto? Questo è quello dell'impianto, sì, le canapine digitalizzate. Allora, quindi al 55 c'era. Ma Infatti. certo che ma si vede, cioè, per caratteristiche. Oh, uno. Secondo me, capito, qui si discute sull'uno o sul due. Ma se è, allora è uno. È uno, Ma per trasformazione non ce ne sono state. caratteristiche, ma è anche per analogia con casi analoghi, vi pare? Sì, sono d'accordo. Va bene, d'accordo. Allora come fa? Riccardo, che dici? Cioè, quindi si modifica l'istruttoria. Sì, e troverete invece che non accolta, parzialmente accolta. Se i criteri sono quelli che si sono sempre, se si va, se si devono seguire i criteri con cui si sono Per analogia. appunto. Non vedo altra soluzione, no? Perché altrimenti si usano criteri differenti a seconda.
Sono anche un po' meno esperto di voi, quindi i criteri sono quelli, però ditemi voi, io la vedo così come avete detto fino ad ora. Quindi? Uno. Quindi uno. Sì. Io mi sono annotata, se siete d'accordo, io mi sono annotata. Simone che dice? Simone si sta ricollegando, si era scollegato per un momento, ora vedrai che ora arriva. Vedo che è collegato ma c'è il microfono barrato. Scusa Alberto, questa cosa del catasto di impianto è i geometri che te l'ha fornito? Non me lo ricordo dove. Io, dove... No, ma non ce l'ho fornito da geometri per un PDF. Ah. No, io quella digitalizzata sarà 20 anni che ce l'ho. Ora parlo poi dopo le ferie con Stefano, perché casomai la chiediamo anche noi se non ce l'abbiamo, perché noi guardiamo il castore, ma non no, so questo, se ci abbiamo. Questo a noi torna bene per le distanze da confini, certo. Torna bene per tutta una serie di cose, perché sono certo, le canapine. Ma le tavole catastali, le canapine, quelle stampate, non ce l'avete in ufficio? Noi ce l'abbiamo, però quelle che abbiamo noi non sono del 55, sono degli anni 70. Io che ne so, se devo andare a cercare l'impianto del 55 non ce l'abbiamo. Pareva che l'edilizia ce l'avesse, però giù. No, non è possibile perché le no, carte no, no, no. Ce l'abbiamo no. Solo noi. Casomai sono l'edilizia delle, veniva a vedere da noi. Ci sono dei catasti, il catasto che abbiamo nei cassetti sono... aggiornati mi sembra 90-92. Ma capito, ci manca l'originale dell'impianto. Ho capito. Simone, ci sei? Ci senti? Sì, ci sono. Ok. Allora, abbiamo fatto delle verifiche rispetto alla fonte catastale più, insomma, successiva al catasto ottocentesco preunitario e è presente il fabbricato al 1955 alle mappe d'impianto. Quindi la commissione propone la classificazione 1. Ok. Andiamo avanti, Antonella. Io questo qui l'avevo tra i sospesi, però guardate un attimino voi se vi torna. È la polveriera su Accandalla. Scusate, di questa pratica qui ci sono, di questo edificio, ci sono tantissime pratiche, non ne abbiamo trovata neanche una. Probabilmente sono tutte insieme in un blocco, non siamo riusciti a trovare niente. Su questa mi sembra però che ci fosse già stata una discussione e che la valutazione fosse quella di mantenerla recente, giusto? È vero o no? Sì. Io avevo scritto un appunto della commissione del 23 di luglio, valutare se 2. Però sì, c'era... Era una questione, come era emersa in altri fabbricati, di capire se si erano ancora individuate delle tracce storiche di qualche tipo tali da renderlo di valore ambientale. Io, se volete, possiamo vedere di riprovare, però veramente l'abbiamo cercata da tutte le parti, purtroppo neanche una. Se magari uscisse fuori qualcosa, siccome c'era un'infrazione edilizia,
Non ho. Questo tweet storico cos'è? Scusate. No, no, soltanto appunto... era esistente a una certa data, insomma, no? Poi è stato no, totalmente... no, possiamo... no, quello è sicuro, Jacopo. L'edificio è molto, era molto antico. Era praticamente un rudere che è stato però totalmente rimaneggiato con interventi in parte legittimati e in parte non, quindi ci sono infrazioni edilizie, sanatorie, quindi è anche strano che non abbiamo trovato nulla proprio perché presupponiamo che sia tutto insieme. E giustamente... come ha rilevato Riccardo, l'insieme degli interventi effettuati lo hanno snaturato completamente, sia a livello planimetrico, insomma, sia a livello anche visivo, ecco. Però purtroppo non ho nessuna documentazione da mostrarvi. Io avevo annotato che Alberto faceva un parallelismo con l'osservazione 77 che riguardava una schedatura. Questa chiedeva la classificazione in edificio di interesse ambientale 2 ed era stata accolta. Era un parallelismo che facevi te, Alberto? Riferita all'osservazione 234, io me l'era annotata. Oddio, tutti i torti non ce l'ha, No, no, non è Pellegrino, infatti. Io sulla scorta di quella lì andrei di due anche qua. Ci si può allineare, va bene. Riccardo, che dici? No, mi sembra giusto perché è uguale. Sì. Va bene, procediamo. Quindi due? Sì. Manola? Sì? No, volevo dire, poi l'ufficio valuti, no, quando è che è il caso, alla luce degli approfondimenti svolti in commissione, no, di rivedere anche la propria istruttoria e quando è che invece ritiene di non doverla rivedere, sì, no? Sì, questo sì. Poi lo valuterete voi, ok? Va bene, sì sì. Allora io mi annoto che la commissione propone due, ok? Va bene? Va bene. Allora, io non riesco a capire bene tutta la sintesi dell'osservazione, però insomma, due va bene. Ma, la sintesi probabilmente è l'osservazione presentata. Antonella, la puoi far vedere l'osservazione, il testo? Ma perché loro chiedono R1. Sì. Però attenzione, perché se loro chiedono R1, appunto, io infatti... Perché adesso è un recente. Tra recente e uno nella situazione... Preferisco l'uno allora, che è recente, solamente per la storia che lo connota, perché chi è una polveriera è fuori discussione che è un fabbricato storico, no? Ancorché ha subito delle trasformazioni, è riconoscibile, come dice Fabrizio, la natura di impianto tipologica, sicuramente
dico, non è uno come l'altra 77, no? Non è una tipologia che ha visto questi cambiamenti fondamentalmente così evidenti. Io faccio questa considerazione, lo dico anche alla Manola, cioè mi sembra che qui siamo di fronte a un caso molto particolare, cioè credo nessun caso si possa paragonare a questo, perché l'edificio è senz'altro storico, come veniva ricordato anche da Alberto ora, ma anche dagli altri commissari, però noi non abbiamo, diciamo, la possibilità di capire il livello di trasformazioni che ha subito, anche se è immaginabile che se era una polveriera, diciamo, avrà avuto certe caratteristiche piuttosto che altre. Ora, l'osservante ci chiede l'R1, R2 diciamo è la prima volta, no, che ci capita una situazione in cui ci chiedono un 1 e la commissione valuterebbe di dargli un 2. Sicuramente un danno non li si fa a dargli un 2, questo è fuori discussione. Però è anche vero che noi non conosciamo appunto il livello delle trasformazioni che ha subito questo edificio. Io tra l'altro non so neanche, cioè non riesco a percepirle nemmeno quali no, sono. No, no, concludi, dopo volevo fare una considerazione. No, allora la cosa che dico io è questa. Forse si potrebbe davvero dargli un 1, nel senso che l'edificio è storico, non si conosce il livello di trasformazione, il cittadino ci chiede un 1, danni dal punto di vista, appunto, alla conformazione storica dell'edificio, non se ne fanno, quantomeno di ulteriori, se ci fossero state delle trasformazioni, forse potrebbe essere un motivo appunto per classificarlo uno, perché ce lo chiede il cittadino e noi non abbiamo, sappiamo che è storico e non riusciamo a ricostruire il livello delle trasformazioni che ha subito, almeno che non ci siano delle vecchie fotografie, ecco. Ma se non ci sono nemmeno delle vecchie fotografie, forse uno li potrebbe dare uno, non perché questo edificio sia uno, ma perché è sicuramente storico e non siamo in grado di ricostruire il livello delle trasformazioni e quindi uno accoglie l'osservazione del cittadino. Tutto qui, eh? Cioè è un caso particolarissimo questo. Non sono, cioè, ma in linea a quello che si decide, perché per me la, come dire, il discrimine qui è il fatto che si passi da una classificazione di fabbricato recente a fabbricato storico. Dopodiché, secondo me, ci sono pochi dubbi sul fatto che nella sua vita recente, anche piuttosto recente, ci siano state, insomma, diverse trasformazioni, no? Che riguardano più che altro l'immagine dell'edificio, no? Una serie di denti e dentini che si vedono nella foto sul retro, delle finiture che sicuramente non c'erano in origine, il tetto, insomma, su un fabbricato di modesta estensione. Cioè, è chiaro che qui non ci si trova davanti a un fabbricato che è stato raddoppiato, triplicato in volume o che, in cui sono state realizzate particolari trasformazioni, appunto, addizioni volumetriche. Però, insomma, mi sembra che abbastanza serenamente si possa dare una classificazione di valore ambientale. Detto questo, insomma, poco danno si fa se ci si allinea a quello che chiede l'istante. Per cui io serenamente gli darei un 2, però se la sensibilità della commissione preferisce un valore architettonico, mi allineo senza difficoltà. Se io sarei per l'1, sarei. A me va bene quello che dice Alberto. Va bene. Allora accogliamo l'osservazione praticamente così come ci viene proposta dall'istante. La prossima, Antonella.
da 264. Allora, qui c'era il problema che non si riusciva a capire qual era l'edificio che voleva essere, che il, mi sembra che l'osservante chiedesse che fosse inserito in storico. Non mi sembra che ma la 18 ci avevo rivedere anche quella io, però forse mi sbaglio io. Aspetta, guardiamo, eh. Aspetta che me lo guardo qui, eh. No, si era guardata l'altra volta, il 5-8. Ecco, allora non ce l'ho scritto, come se era... Ok, 1, io ci ho scritto ok per l'1. La 258? La 258, sì. Ok. Il dubbio era che non ci ricordavamo più, perché l'osservazione è parzialmente accolta, cioè si modificava la schedatura di un solo edificio. E avevamo scritto dell'edificio secondario. Aspetta. Infatti mi ricordavo. Allora. Questa è la 268, Manuela? No, la 264. Ok, siamo alla 264 ora, ok? Ma la Manuela parlava della 258. No, della 264. Ah, 264. Si sta facendo la 264, vero? Sì, no, sì. Ma ora l'Antonella mi diceva della 258, quindi quella è accolta come R1, hai detto? Sì. Aspettate, cercavo... Non al dubbio era... Allora, l'osservazione... Aspettate che non mi ricordo cosa chiedeva, scusate un secondo. Allora... Mi sembra che chiede un 2, giusto? Allora, tutti questi edifici qui sono stati classificati, vedete, c'è un 2 e poi ci sono questi qui in recente. Vedete? Lui, allora, non si era verificato tramite il Castore che anche l'edificio, quello più grande, è storico. Ok, cioè l'edificio è identificato col foglio 61 particella 959. Noi l'avevamo accolta dandogli un 2. Ritorna Manola, te la ricordi? Sì, sì, ma mi sembrava che avevamo visto delle foto per farle vedere alla commissione. Sì, ora vi faccio vedere tutto, eh? Perché sennò loro non comprendono. Esatto. Allora, ritorniamo indietro, ok? Allora, ci sono varie foto, la foto 1, 2, 3 e 4, va bene? Allora, questa è la foto numero 2, che è il manufatto classificato 2 nella cartografia. Un po', che è questo classificato 2. Poi lui vuole la classificazione di questo edificio nel cerchio, lo vedete quello grosso quadrato? Questo qui, che sarebbe, noi l'abbiamo classificato 2, perché era presente nel Castore, e quel 2 lì è questo edificio qui. È questo qui, che sarebbe questo qua, che sul Castore... E lui ci vorrebbe qui il 2? Il 2, perché è un recente, noi l'abbiamo classificato tra i recenti, va bene? È recente lui, quello lì? Cioè, recente nel PO adottato? Il PO adottato. Noi abbiamo valutato di inserirlo nel 2, tra le foto e la presenza sul Castore gli abbiamo dato un 2. Però l'osservazione, lui chiede la schedatura, la modifica della classificazione di alcuni edifici. I due edifici per i quali si chiede la nuova classificazione di insediamenti di interesse ambientale 2, essendo stati realizzati con la stessa pratica edilizia, hanno le stesse finiture, caratteristiche costruttive e materiali
di quello già classificato di interesse ambientale 2, che è questo, quello in blu. Sembra ci sia un po' di differenza tra i due, onestamente. Allora, quello schedato è questo. Ok? Quello che abbiamo messo 2 è questo. È 2. Questo è 2. Sì. È 2. Quello schedato. Scusami Riccardo, non sentivo. No, dicevo, guardiamo quegli altri. Questo sì. Mi sembra 2. L'altro un po'... Questo da classificare e questo è quello che vuole che sia classificato in 2. Va bene? Sì, ma la manuale ti dice però, Antonella, non solo questo, anche quell'altro che c'ha quel frangisole. Anche l'altro, questo. Ecco. Questo è solito. Questo noi non l'avremmo classificato 2. Appunto. No. Io questo sapere. È ricette, per solo quello prima. Infatti, nell'osservazione, nella sintesi magari, o nell'osservazione, andrebbe risposto nel parzialmente accolta, identificarli il catastale. Infatti io avevo aggiunto la particella, capito? E contraddistinto dal mappale. Esatto. Scusate, però, allora questa foto qui che stiamo vedendo è dello stesso fabbricato di quella sopra. È quelle due sotto che sono un altro fabbricato. Questo ecco, è questo recente. Questo è recente. Oh. Lui ci chiede. Lui è... Questo lui è dietro di quello che chiede la schedatura. Okay. Oh, lui ci chiede, schedatemi sia questo che vediamo, sia sì, quello che sotto, le due, non questo, sia quello sotto con la mandolata, tangisole, finta o vera che sia, insomma. Ah, questo qui è quello che è già stato trasformato. Tutti e due sono stati trasformati sicuramente. Sì, sì. Grazie. Lui ci chiede la schedatura su questo e su quello dove c'è il cotto. Faglielo vedere Antonella che è in fotografia sotto. Quello sotto, quello questo. Sotto. No, questo è recente. Questo è recente, ma lo dice il piano operativo. Lui chiede però lui chiede la schedatura anche di questo. Sì. Ma noi non l'avremmo data okay. Solo a quello prima. Ok, va bene. No, questo rimane la recente. L'avevamo rintracciato sul castro e solo quell'altro, capito? È per questo motivo lì. Sì, sì, è chiaro. Chiaro. Ora voi... Sì, però Jacopo voleva chiarire qual è l'oggetto dell'osservazione. L'oggetto dell'osservazione mi pare sia che c'è la richiesta di schedatura di due edifici. Uno è questo e uno è quello che abbiamo visto fronte retro prima. E se capisco bene, l'ufficio dice noi per il primo edificio siamo d'accordo a dargli due, per il secondo edificio non siamo... Simone, non ti si sente? Per il secondo edificio hai detto, Simone? Il secondo edificio in sostanza si mantiene la schedatura recente, dice Simone, nell'istruttore dell'ufficio. Sì, cioè se capisco bene l'istruttore dell'ufficio è nel senso che il primo si scheda 2 e il secondo si lascia recente, sì, giusto? È così. Io non ho osservazioni. Sono d'accordo. Sì, condivido anch'io. Riccardo? Ok. Bene, avanti. Allora, questo qui è il numero 378. Non abbiamo trovato foto, per cui dobbiamo valutarlo o con le foto del regolamento urbanistico o andarci a fare il sopralluogo. Qui non ci sono foto, per cui vi faccio vedere quello del regolamento. È la 378. Ecco, qui bisogna che facciate quel passaggio di cui parlava l'assessore, cioè insieme col segretario capiate qual è il limite di accoglibilità e di approfondimento delle osservazioni che hanno una carenza di documentazione anche a livello di archivio, insomma.
Questo è l'edificio che chiede l'osservazione. Sì, questo, ma questa è la vecchia schedatura. È dal vecchio, perché non abbiamo trovato niente di nulla, di pratiche edilizie, di niente. E siete su in cima, vicino Case Barattino. Eccolo qui. Ma nel piano operativo come è stato classificato, Antonella? Piano operativo mi sembra uno. Ah. Aspetta, ti ci rivado. È uno, ok. Noi appunto avevamo messo in assenza di un'apposita documentazione, si conferma che l'edificio ha caratteristiche morfotipologiche coerenti con la classificazione attribuita. Sì, io non c'è documentazione aggiuntiva, nel senso, quando avete trovato pratiche edilizie e non c'è nulla a riguardo, a meno che non sia diventato rudere nel frattempo, è chiaro che è un 1 per come si è lavorato, no? Il problema è che non sappiamo qual è lo stato attuale. Non ce l'ha portato. Queste sono foto di 20 anni fa? Sì. Direi. Scusate, e non ci sono state presentate pratiche edilizie, quindi o è ancora così oppure è caduto qualche porzione. Possiamo farne un sopralluogo? Dobbiamo approfondirlo con il segretario comunale, Riccardo. Io francamente questa la lascerei tra quelle appunto oggetto di approfondimento col segretario. Ma se il segretario dicesse che la carenza di documentazione viene meno, cioè io ce la vederlo com'è l'edificio ora. Se il segretario ci dice che la carenza di documentazione non è un problema, cioè nel senso che è la commissione che decide, si fa un sopralluogo come dici te. Io sono d'accordo. Vorrei capire se è possibile. Cioè, mi sembrerebbe sbagliato classificarlo sulla base di una fotografia di 20 anni fa. Sulla base di una presunzione, no? Cioè che l'edificio sia ancora tal quale. Probabilmente è così, però non l'abbiamo fatto fino ad ora. Io lo metterei fra quelli rispetto ai quali c'è necessità di un'attività integrativa che, se può svolgere la commissione, la svolgerà attraverso il sopralluogo. Va bene? Va bene. Approfonditelo col segretario, così nel caso vediamo di programmarli, perché mi sembra che siano sparpagliati sul territorio. La prossima. Allora, queste sono le foto che erano allegate a un vecchio condono di come era prima dell'intervento. Ok? Queste sono la pratica di condono allegata, gli interventi che sono stati fatti. Poi successivamente ecco le foto di quello che è successo. Questo è del 98, così sono foto del 98. Torna su, quindi la pertinenza è di nuova costruzione, intanto per cominciare. Questa sì. Va bene? Questo è come era l'edificio all'inizio del male, come dico io. Era così. Si vede un po' maluccio, ma era così. Però c'era la tua esistenza, Jacopo. Ma mi sa che è dall'altra parte. No, hai ragione, c'era già. C'era già, vedi. Ragione.
Non si vede il fronte. Esatto, è vero, si vede molto male. E altro non siamo riusciti a reperire. Più di così non riesco a... Cioè, sia di qui che di qua, vedi, due... Sì, la richiesta qual è? Quale? La richiesta qual era? Non lo ricordo. Era uno di portarla a due. Antonella, ci fai rivedere le foto attuali? Sì. Posso fare una considerazione? Cioè, qui non gli è andata mica per niente male, tutto sommato, eh? Antonella, te che dicevi il male, ma ora non facciamo. No, va bene, no, la battuta, la mia è una battuta, la mia è una battuta. Torna sulle foto del cantiere. No, rispetto a quelle foto lì, senz'altro. Aspettate, eccolo. Me sembra significativamente preservato. Hanno salvato. Lo dico da profano, nel senso che... Non capisco la muratura. Sono bozze, sembrerebbero delle bozze. No, tutta bozza. No? Aspetta che ve li... Questa sì, di questa roba qui sì, ma dell'abitazione no, dai. I tamponamenti... Ragazzi, sono intonacate, è mattone intonaco, c'è l'intonaco, c'è il grezzo sopra. Infatti ti dicevo, tornami su quella del prospetto, perché del cantiere, hanno addirittura salvato gli intonaci, o no? Questi lì sono intonaci salvati, questi lì gialli. Esatto. Cioè, è roba rara questa, non si vede quasi mai. C'è il rinsaffo, il grezzo, hanno salvato gli altri pezzi là, sì. E secondo me il piano di sopra è tutto di forati. E il piano di sotto non lo so. Il piano di sotto è una muratura mista con i tamponamenti di forati. Che dice Alberta? Ah. Poi dice tutte le mezzane accatastate che hanno recuperato anche le mezzane. Peccato per la grondona, ma per il resto. Vabbè. Che dici, Riccardo? Dico che io la mia idea, però, siccome la mia idea è stata contraddetta più volte da altre cose, e qui mi si contraddice un'altra volta, e quindi questo è un 2. Lo dico chiaro, come avete trattato altre cose, non lo vedo da 1. Io sei, è contro la mia natura, ma... Riccardo, scusa, io non ho proprio capito, nel senso, al di là che proponi il 2 su questo edificio, non ho capito la premessa, me la dici? La premessa è che questa è cambiata radicalmente, no? Oh, ecco, non avevo capito, cioè secondo te c'è un cambio radicale per quei da 2? Ho capito. Come altre che io avrei preservato, ma cioè, se no si fanno 2 metri e 2 misure. Io mi rimetto al volere della commissione. No, allora 2 metri e 2 misure non se ne fanno e non ne vanno fatti. Il problema qui è stabilire se il livello di trasformazione è, diciamo, molto significativo, tale per cui l'edificio va classificato 2, oppure se il livello di trasformazione
non è così significativo perché è stato in grado, no, di preservare gli elementi di valore, allora l'edificio va classificato 1. Tutto qua, tutto qua. Cioè, ora, i criteri sono chiari, è che a volte applicarli al caso concreto non è semplicissimo. Tant'è che l'abbiamo messa fra quelle da rivedere, no? Cioè... Allora, in buona sostanza succede questo. Il corpo principale, il fabbricato principale è rimasto completamente intero nella sua originale consistenza, no? È stato, Riccardo, modificato un po' il prospetto, ok? Però il corpo principale non ci sono state degli aumenti di dimensione. Diversa cosa sono per le due le alette del fabbricato, no? Dove sono stati smontati i tetti e sono stati fatti con una pendenza e una consistenza diversa. Lo vedi bene, lo sto sovrapposto. Se l'Antonella per favore ci va, tanto nel prospetto si legge bene quello che sono stati fatti gli interventi nel sovrapposto. Vedi, Riccardo, quelle che sono le alette sono state fatte in diversa consistenza, no? Il volume l'hanno recuperato, l'hanno ottimizzato, l'hanno omogenizzato le alette, no? Il giallo è la demolizione e il rosso è la costruzione, si legge così il disegno. Però, come vedi, fabbricato nella sua originaria consistenza è lo stesso. Quello che dobbiamo fare noi come decisione è valutare l'aver ottimizzato le due alette determina una recente o è sempre leggibile l'impronta, è questa la linea che sono sempre dati, no? O è sempre leggibile l'impronta di impianto storico? È questa la valutazione. Mi scorrete per favore giallo e rosso, Antonella? Scorrimelo un po' da una parte. E hanno fatto la centrale termica dietro. Hanno fatto la centrale termica dietro. Sì, Alberto, siamo al limite. Hai ragione, perché il profilo con cui va letta la questione è questo lì. Però siamo al limite. Non è... io do ragione a Riccardo che dice oggettivamente un po' di cose sono state fatte, no? Però se devo essere fino in fondo obiettivo, è anche vero che il rettangolo è quello lì, il rettangolo c'è, non è che hanno modificato l'impianto storico, capito? Sostanza, è questo il ragionamento. Poi io mi allineo con le vostre decisioni, però nel senso, modifica, però, cioè, io la cosa più rilevante non è neanche fuori sagoma o come dire la riduzione delle pertinenze laterali che lo leggi, Riccardo, riesci sotto chiaro a dirti le cose, Ricca? Di sicuro c'è guadagno. Alberto, chiarissimo. Il problema sono il prospetto dietro, forse. Sì, ma infatti dovrebbe essere una cosa che ci conforta, perché se avesse modificato il davanti, che è quello maggiormente, è sul retro fatto le modifiche, no? Per me, nel senso, secondo me come si fa tra uno e due si fa bene, come si fa bene, perché è lì, è equilibrata la cosa. Sì, sono d'accordo. Qual era l'istruttore dell'ufficio, Manola? Di non accoglierla. Secondo noi non rimanevano le caratteristiche, erano coerenti con la classificazione attribuita. L'edificio è rimasto in pratica invariato, insomma. Che era l'uno. Come diceva Alberto, ha fatto una lettura che condivido. Cioè io mi sento di fare questo tipo di valutazione, di osservazione. Forse se la commissione è indecisa si potrebbe rimettere al parere dell'ufficio, no? Nel senso che siccome poi questo è anche un lavoro, come si vede, molto tecnico, no? Dove la politica svolge per lo più una funzione di controllo, no? Sull'attività istruttoria svolta, forse nell'incertezza sarebbe, diciamo, prudente allinearsi all'istruttore dell'ufficio, ecco, considerando che gli elementi, insomma,
dell'istruttoria sono chiari, però fate voi, come dice Alberto, non è che qui si sbaglia a classificarlo 1-2, è un caso proprio limite. Alberto, che dice? Riccardo, come si fa? Si fa bene. No, è giusta anche l'osservazione che faceva Simone, cioè, non lo so, decidiamo. Io, se devo ragionare da tecnico, sarei più contento di un 1 di questo fabbricato qui. Sarei più contento di un 1, perché nell'1 con 27 metri quadri ci posso fare l'abitazione, è già abitazione, partendo da questo presupposto qua. Con 27, se volessi fare un'ottimizzazione, una razionalizzazione, mi spetta l'ampliamento più piccolo rispetto al... Non mi spetta l'ampliamento, ma posso frazionare se ho le superfici, quindi... La mia capacità, tra virgolette, ottimizzazione ce l'ho lo stesso. E non si farebbe un torto, perché oggettivamente l'involucro principale è quello. Dietro hanno levato il comodo, quel bagnetto lì sotto, che era una puppola lì su dietro, l'hanno fatto sotto e poi hanno ottimizzato con le due capanne dalle parti. Non sono intervenuti sul fabbricato principale. Quindi per me uno, se dovessi dire 51% 1, 49% 2. Jacopo, te che dici? Quello che ho detto prima, nel senso che siamo al limite, mi pare che la questione in termini di possibilità di trasformazione, di frammentazione del fabbricato non ci sia. A livello di superfici, no? Qui si può fare qualsiasi cosa, ci sono addirittura degli ingressi distinti, volendo, no? Ci sono due accessi diversi, quindi la questione delle dimensioni che poneva Alberto, sì, qui si pone meno che in altri casi. Siamo al limite, quindi se le valutazioni dell'ufficio, che non sono sbagliate, perché insomma effettivamente propongono quello che possono essere accolte, è uno dei casi più controversi tra uno e due, però se siamo non abbiamo, non è che nessuno dà il proprio parere, come dire, al 100%, no? Quindi va bene mantenere il parere dell'ufficio, via. Chi parla? Ma anche te. Anche te, e poi si va avanti. No, va benissimo. Io condivido, è molto controverso, quindi c'è un terzo che è più tecnico, che è l'ufficio, quindi io mi fido. Avanti. Bene, rimane uno. Allora metto ok, va bene? Va bene. Ci sono tre osservazioni che sono la 401, 2 e 3, dove abbiamo trovato solamente le foto della 403, la 401 che ve le faccio rivedere. Allora, che sono degli annessi legati alla villa Fibbialla, che non abbiamo trovato. Questo annesso qua non l'abbiamo trovato, non abbiamo trovato niente, né foto né nulla. Che questa è la 401, poi la 402, era quest'altro edificio, non abbiamo trovato niente, abbiamo trovato invece l'edificio 403. Allora, del 401 loro chiedono la schedatura perché per noi è recente. Esatto, è lo stesso il 402. Okay. Non abbiamo trovato nessuna foto, abbiamo trovato la foto del 403, che ora apro. Okay. No, Jacopo, per la 401 loro chiedevano
era un fabbricato allo stato di rudere e chiedevano una modifica al declassamento che consentisse il recupero trasformando l'altezza del fabbricato, riducendolo, in quanto si eleva su quattro piani. Tra l'altro, anche strano un edificio che si eleva su quattro piani. Ho capito. Scusate, intanto è collabente questo edificio. Ma collabente è un linguaggio catastale che in pratica sono fabbricati che non hanno una consistenza e che non producono una rendita, se non sbaglio, Alberto? Non hanno consistenza vuol dire che ti rudere, no? Praticamente sì. I collabenti sono fabbricati che non possono essere utilizzati e quindi privi di abitabilità, baraggibilità, ai fini, cioè neanche per me usarli come ripostiglio. Ci può essere tutta la consistenza, ma è talmente precaria il solaio, il tetto, la struttura, che non è possibile farne nessun utilizzo. E Quindi, quindi non hai una rendita, no? sì, non c'è rendita. Ma andrà verificato se poi è così, no? Ma Questo non abbiamo trovato nulla, Riccardo, per ma allora io, se non abbiamo 401. trovato nulla, non accetto che io voglio E loro vedere. non hanno presentato documentazione, quindi rientrerebbe in quei casi che si diceva prima. Appunto, o si vanno a vedere o io non l'accolgo queste cose qui. Valutatela col segretario, perché qui siamo in quei casi lì, no? In cui abbiamo una documentazione presentata dall'istante che non è sufficiente. Non c'è nulla, cioè non è che non è sufficiente, c'è proprio niente. Appunto, un approfondimento istruttorio che non produce esiti. Quindi, che si fa? O si verifica sul posto, nel caso sia possibile che non produca dei vizi rispetto al resto del procedimento degli altri istanti, oppure bisognerà non accoglierla. Come si fa? Io mi fido dell'ufficio. Va bene. No, ma Anche no, ma non il so perché. Perché io non, se lui ama, non ama, ha carenze di documentazione, l'ha fatta apposta di non mettere la documentazione. E che io debba andare a verificare, eccetera, mi dà fastidio. Devo essere sincero, perché quando uno chiede qualcosa deve anche dimostrare quel qualcosa che chiede. Ma Non è che si Riccardo, aspetta. si può tenere questa linea senza difficoltà, secondo me, però visto che non è l'unico caso, perché ce ne abbiamo una So, decina. però se Allora. cominciano ad essere un pochettino troppi questi casi, io non le accolgo queste cose qui, lo dico No, ora in va partenza. bene, però siccome in alcuni casi il sopralluogo. Sì, no, ho capito, ma il sopralluogo lo voglio verificare quando c'è qualcosa che dalle foto mi risulta un pochettino così e così, non Va bene, va bene, quando si da può documento. tenere Jacopo. Si può tenere questo? No, io Sì. volevo dire questo. Scusate l'interruzione, perché non si creino equivoci. C'è un profilo di legittimità e uno di opportunità, ok? Quello di legittimità lo valuta il segretario, nel senso che se il segretario finisce che non possiamo fare questa attività integrativa, io poi ve lo riferisco, ma mi sembra che la discussione sia finita lì. Se il segretario dicesse è una decisione della commissione, allora nasce, diciamo così, la questione che pone Riccardo, no? Cioè, se è opportuno o meno che una commissione politica, ve lo ricordo, svolga un ruolo integrativo di supplenza rispetto ad un'osservazione che era carente. È chiaro che c'è anche un problema di opportunità di questa scelta, perché un conto è il cittadino che presenta tutta la documentazione per benino, e la commissione ha dei dubbi e poi sopralluogo. Un conto è la commissione che si sostituisce a quello che andava fatto per mettere in condizioni, diciamo, l'ufficio di compiere un'istruttoria. Quindi ci sono due aspetti: uno è la legittimità, e su questa sentiamo il segretario. Se il vaglio di legittimità dovesse essere positivo, poi c'è un problema di opportunità, che è un tema altrettanto importante, diverso ma altrettanto importante. Quindi, se sarà una questione di opportunità, bisognerà ragionare un po' nei termini che ci sottoponeva Riccardo, no? Cioè capire se è opportuno o meno che la Commissione suona una volta questa. Perfetto, condivido. Tanto è vero che dico, vediamo di capire se c'è un profilo di legittimità che interviene, se no la decisione è nostra e possiamo tenere anche questa linea nel caso. Rispetto a queste tre osservazioni, Antonella, la 1 ho capito qual è, la 2 La non. 3 c'ho le foto, la 3 la possiamo guardare, la 403 la possiamo guardare.
che è questa che vi faccio vedere ora, che l'edificio è stato classificato 1, ok? Lui ovviamente nella sua osservazione omette le foto, va bene? E noi ce le siamo andate a cercare. Dov'è? L'edificio è quello col quadratino in alto. Allora, l'edificio è questo. Va bene? Qui ovviamente ci sono varie foto di vari anni, eh? Queste qui sono legate a delle pratiche edilizie. Ok? Poi dopo sono stati fatti degli altri interventi dove loro presentano un progetto, che la Manola lo sa bene, ve lo spiega, sì, di sostituire la falda originaria con un tetto piano. E le foto attualmente sono fatte così, e loro hanno eliminato perché il tetto. Poi l'intervento non l'hanno realizzato, in pratica hanno smontato la falda e stanno proteggendo l'edificio. Vabbè, su questo mi sembra che non ci possano essere dubbi, se lo stato di consistenza è questo. Sì, questa è l'ultima rappresentazione che noi abbiamo. Abbiamo guardato su Google e su Google vediamo delle cose sul tetto che non si capisce che cosa sono. Ci sono delle forme strane. Però l'edificio è rimasto, sembra l'intervento risulta non ultimato, quindi... Allora, quello è l'ultimo titolo che noi abbiamo. Però su Google, se si va su Google... Antonella, ci puoi andare su Google? Vediamo delle ombre sul tetto. Non so se ci hanno messo delle apparecchiature, qualche cosa. Però la consistenza sembra la solita. Ah no, la consistenza è chiara, sì, semmai la copertura di anni. Ecco, sì. No, ma sembra sempre vedi, ecco, vedi che ci sono delle forme strane sulla copertura. Il tetto non c'è più. No, vabbè, ma cioè adesso sono lettini, Manola. Sono? Lettini. Non ho capito. Sono lettini prendi sole. Ah! La balneare dici? Io le vedo subito. Dici? Ma guarda, che occhietto. Vabbè, questo vorrebbe dire in sostanza che una volta smontata la copertura hanno tenuto un solaio da qualche parte. Ma se hanno fatto è un solaio piano. Se ci sono lettini, hanno fatto quello che chiedevano di fare. Io voglio dire, perché chiedono da R2 R3? Che non c'è nemmeno. No, è uno. No, non è che chiedono da R2. Loro dicevano, avevano richiesto il declassamento del fabbricato da R2 prima a R3, che gli era stato dato. Però qual è il discorso? Loro vogliono fare un intervento di trasformazione della copertura, portandola da capanna a piana. E anche con l'R3 nel regolamento urbanistico vigente, Riccardo, non si può trasformare la copertura. Quindi se te hai la copertura a capanna, devi fare una copertura a capanna. Capite, perché loro l'hanno trasformata? E che ti devo dire, Riccardo, datti la risposta. Datti la risposta. Esistono anche le iniziative private di un certo tipo. Guardate, è un cane che si morde la coda, perché permettetemi una riflessione di 30 secondi.
la semplificazione presuppone la responsabilità, no? Quindi i procedimenti amministrativi si possono semplificare, no? Però poi ci vuole una responsabilità. Quindi è un cane che si morde la coda, perché no? Poi dopo invece, quando la responsabilità non c'è, l'istinto sarebbe quello di rincorrere, no? Questo tipo di fenomeni. Ora non so se questo è il caso, insomma, faccio un ragionamento generale attraverso un accanimento nelle regole, no? Che poi invece spesso provoca anche per i cittadini, diciamo, onesti, aggravi del procedimento di cui si potrebbe fare a meno. Però questo è un problema, è un problema. Perché la libertà presuppone la responsabilità. Però imparano presto anche chi viene dall'estero, eh? Impara presto il clima. Vabbè, ma all'estero si può fare 30 volte quello che si fa in Italia in materia edilizia. Abbiamo anche 60 volte il patrimonio meno edilizio rispetto all'Italia, da preservare, c'è anche questo, eh? Appunto. Allora, qui la proposta dell'ufficio è di classificare questo 1. Questo, Alberto, è classificato 1. Ok. E quindi la proposta dell'ufficio è di non accogliere, perché loro non è che chiedano, loro fanno una richiesta strana. Loro dicono, si richiede di tener conto del suddetto declassamento, ma cioè, col declassamento la trasformazione della copertura non la facevano lo stesso, quindi non si capisce se è una modifica alla normativa o la modifica anche a una schedatura. Noi l'abbiamo inserita come modifica alla schedatura, perché vedendo l'edificio come ci risulta a noi, ha le caratteristiche per essere un edificio di tipo 1. Va bene. E mentre condivido appieno il ragionamento di Riccardo prima, una base documentale minima ci deve essere. Noi non dobbiamo andare a cercare oltre a quello che ci viene fornito. È come quando fai una domanda per essere ammesso a un concorso, cioè ti chiedono una serie di documentazione minima e poi dopo sarà il segretario che svicolerà questa situazione qua, ma io ritengo che se non c'è il minimo documentazione, mentre se c'è e non è esaustiva e non è completamente chiara, allora va bene il sopralluogo, ma se gli elementi senza valutazione mancano, non mi sarei neanche a porre tanti problemi. Sono d'accordo. Aveva anche già detto all'inizio. È d'accordo anche l'assessore, per quanto insomma occorre possa, come si suol dire, sono d'accordo anch'io. Per correttezza verso la commissione vi faccio sapere cosa dice il segretario, eh? Così sappiamo se è una questione di legittimità o di opportunità. D'accordo. Qualcuno ce lo dovrebbe fare il sopralluogo lì, qualcun altro. Riccardo! Oh! L'hai detto come Riccardo Corretti, Riccardo. Allora, ora abbiamo l'osservazione 467. Anche questa abbiamo cercato dei permessi perché non c'erano foto. Questa era una parte dell'osservazione. Allora, noi questa qui l'avevamo accolta dandogli il recente dove c'è il cerchiettino, che avevamo valutato che erano degli interventi fatti. Vediamo, questa è l'osservazione e non ha allegato foto, ok? Allora, siamo andati a riprenderci il permesso e abbiamo trovato, allora. No, la spiegalo te, perché questo... Non ti sentiamo, Manola. Scusate, c'è un attimo la telefonata d'ufficio, aspettate un attimo. Pronto?
L'intervento, in poche parole, è questo, è sul dietro di questo edificio. È su quella parte di più bassa. Sì. Questa parte qua, sì. Ha consolidato, ha fatto un contropareti. Ha consolidato delle strutture che lui aveva. Scusate, era una telefonata di lavoro. Allora, questo mi sembrava che ci fossero anche altri interventi, altre foto. Queste loro lavorano con quel titolo edilizio, lavorano su queste pertinenze che voi vedete. Qua, esatto, su queste qua. Queste non mi riesco a girare. Queste qui basse e questa qui in metallo, in pratica, questa parte queste, qui. Esatto, qua. Che loro hanno trasformato. Vai un pochino avanti, Anto. Ecco, vedete qui, vedete il sovrapposto, è quella parte in rosso, sono quelle pertinenze che vi facevamo vedere. Vai un pochino avanti. Aspettate che ora ho rigirato il tutto, Ecco. Ok. E in poche parole sarebbe questa parte. Aspettate, Ma non mi torna però che sia quel cerchietto lì che dite. Aspetta, ora ci vado. No, questo è quello che lui ci indica. Aspettate, se va su, guardiamo su Google, vi faccio vedere, vediamo un po' se si va. Perché come al solito non ci allega nulla. Ma non c'era un altro titolo anche, Antonella? C'era solo quello? No, era questo qui, avevo trovato questo. Sembrava sì. Ce ne fosse anche un altro. No, io ho scannerizzato quello che si era visto l'altro giorno. Aspetta, 467. Andiamo a cercarci il posto, Allora. Vedete, allora questo è tutto l'edificio. Ingrandiscilo un pochino, Antonella. Sì, è la parte che lui chiede. Vedi, c'è già tutto l'intervento qua dietro, eccolo qua. Sì, però mi torna per come me l'hai presentato te, sì? Cioè con quel titolo lì, mi torna che sia questa L a sinistra. È questa qua, esatto. Questa dici, vero? Invece il dietro è quello che lui dichiara laboratorio in quel titolo abilitativo che si guardava prima. E sembra che abbia anche le caratteristiche. Aspettate, che ritorno qua. Vedi? Vedi questo qui? Si vede che è un'aggiunta, Questo laboratorio qua. Sì. Che è un piano solo, in sezione com'è? Aspetta. Ah sì, eccola qui. No. Ma non dovrebbe fare la sezione lì? Fa la sci, vedi, ma non. Ma non lo vedo la sci. Ah sì. Ecco, è questa qui. No, questa è la... Questo è il corpo originario. No, questa qui sotto. Ah no, questa. È la B. Ma finì che non ho fatto la scannerizzazione a modo? Sì, manca una copia della, un pezzetto della tavola. Sezione manca cicchio. Un pezzettino della tavola, sì. Però è un piano solo, lo vedi dalla pianta. Sì, sì, pianta. Ma anche la B, ma anche la B ce la fa vedere la sezione, mi sembra. Sì. Insomma, si vede, voglio dire, anche da Google, la foto, il nucleo originario, no? E l'aggiunta recente. Esatto. Questa qui grigia. Cosa chiede lui che venga fatto due? No, sì, no. No, ma no, la recente, levato dal rosso. Sì, recente. E noi l'abbiamo accolta, ma solo per quello grigio, Certo. Esatto. Non per il resto, solo per il grigio. Va bene. D'accordo. Scusate, avevo perso per la connessione. Dicevo, la richiesta è una di una classificazione diversa del laboratorio. Qual è la richiesta? No, lui lo voleva su tutto, mi sembra.
Lui lo voleva su tutto l'edificio, su tutto il complesso, diciamo. Lo voleva tutto come recente. E noi invece l'abbiamo riconosciuto solo per il grigio. Ma il grigio è un'unità immobiliare a sé stante? Questo non te lo so dire. No, Manola, lo chiede solamente per il dietro. Vedi, questo che ti faccio vedere ora è la sua osservazione. Vedi che fa il cerchiettino solo su quel pezzettino lì. Lui parla, scusami, lui dice al punto 1, il fabbricato abitativo in questione è stato impropriamente classificato come edificio di interesse ambientale 2, in quanto è stato legittimato con la concessione del 98, derivante da domanda di condono edilizio e quindi di recente formazione, chiaramente non dice catastali. Si chiede quindi di classificarlo come edifici sparsi, isolati di recente formazione. E poi chiede dei cambi della normativa. E il resto sono richieste normative. La vogliamo vedere l'osservazione per sicurezza, la facciamo vedere alla commissione. Ma a me mi sembra che la classificazione è solo il punto 1. Torna un po' indietro, Antonella. Dove incomincia? Ancora? Ancora? Ecco, punto 1. L'immobile ubicato in territorio rurale riportato nella tavola, frazione Valpromaro, risulta impropriamente classificato come edificio di interesse ambientale 2. E lui chiede, in quanto detto immobile è stato legittimato con concessione edilizia numero del derivante da domanda di condono edilizio e quindi di recente formazione, che è quello che avete visto voi, quel condono che vi abbiamo fatto vedere. Vai avanti. Si chiede pertanto di classificarlo come edifici sparsi isolati di recente formazione con destinazione residenziale. E poi dal punto 2 fino al punto 12 sono tutte modifiche alle normative. Ok, va bene. Quindi è soltanto quella parte lì. Io mi pare che ci siano una più quindi in pratica questo sarà anche un cambiamento cartografico perché gli togliamo il rosso, capito? Va bene, sono d'accordo. Ti torna Antonella? Sì, ok, mi torna tutto. L'unico dubbio, scusa, puoi rifar vedere le foto del condono? Perché lui lo chiede. Ecco, cioè le foto del condono sono queste cose in muratura e tanto recenti non sembrano, quindi per noi ecco perché è parzialmente accolta, perché li abbiamo riconosciuto recente solo per il laboratorio. Vede male, riesco a raddrizzarlo. Ah, ok. Mi fai vedere il disegno, Antonella, il disegno giallo e rosso del condono, eccolo qua. Ah, mentre il condono si riferisce a tutto il resto, ok, vabbè. Anche al resto. Io non ho capito, devo essere... non ho capito. Allora, lui non fa distinzione e dice il fabbricato abitativo è stato impropriamente classificato come edificio di interesse ambientale 2 perché c'ha il numerino 2 e lui chiede il recente dicendo perché è stato oggetto di condono edilizio, no? Noi andando a vedere il condono edilizio, Riccardo, abbiamo visto, almeno da come le rappresenta lui e dalle foto che fa vedere, quindi lo chiede di tutto lui.
Sì, da come l'abbiamo letta noi non è tanto chiara. L'hai vista anche te l'osservazione? Non è molto, Appunto, non è molto chiara. Non fa infatti. riferimenti catastali, non specifica nulla. Noi l'abbiamo letta così, perché lui ha detto oggetto di condono, e il condono è quello lì. È questo, il condono è questo pezzettino qui, Specifichiamolo quello che lui bene. ha condonato. Però a vedere le foto che lui ha presentato, quello che lui ha condonato era comunque una costruzione abbastanza vecchia. Quindi noi non gli abbiamo riconosciuto il carattere di recente, ad eccezione di quel corpo dietro che abbiamo visto su Google Map. Non abbiamo trovato pratiche di questo edificio, ma su Google Map a vederlo ha le caratteristiche in effetti di edificio recente. Ma l'abbiamo visto su Google Map, eh? Però io non ho capito una cosa, lui cerca un edificio, corrisponde a quello del condono? Perché se Sembra corrisponde a quello corrispondere del al condono... condono. No, scusa, no, no, puoi andare un attimo dove cerchi Antonella, dove fa vedere. Lui cerca quello lì, che sarebbe quello che secondo noi è recente, però lui parla del fabbricato, lui parla del fabbricato ad uso abitativo. È stato legittimato con il condono edilizio numero, che è quello che vi abbiamo fatto vedere, che non corrisponde tanto, secondo me, alla planimetria del condono, alla planimetria che abbiamo adesso nella cartografia. Vedi? Questa è l'unica documentazione che noi abbiamo trovato. A questo nominativo. Magari Ma ci sono pratiche edilizie però presentate da qualchedun altro, ma noi non siamo riusciti a trovarle. io però non ho capito una cosa. Il laboratorio, no? È un'unità immobiliare a sé stante, perché se non è un'unità immobiliare a sé stante, è chiaro, ma è un locale, no? Di un'unità immobiliare, allora è chiaro che gioco forza dobbiamo considerare l'unità immobiliare. Mi torna il ragionamento? Sì, però io ti dico, si può fare un approfondimento catastale che non abbiamo fatto, quello è Che vero. osservazione è questa? È la 467. Cioè, in questo senso che se è un'unità immobiliare a sé stante, mi sembrerebbe corretta l'istruttoria dell'ufficio che da recente a questa unità immobiliare. Chiamata laboratorio, tanto più che c'è un cerchietto che individua soltanto quella, no? Nell'osservazione. Se invece non è un'unità immobiliare a sé stante, ma è un locale di una unità immobiliare, allora forse, se ho capito bene, se ho visto bene, è corretta la classificazione che c'è nel più adottato. Mi sembra questo il discrimine, vi torna il ragionamento? Sì, mi torna, però la dobbiamo fare la verifica e rivederlo la prossima volta. Va bene, però se la commissione è d'accordo su questa impostazione, possiamo anche dar mandato all'ufficio, cioè se è un'unità immobiliare a sé stante va bene recente, se non è un'unità immobiliare a sé stante va bene due, mi pare, no? Non mi pare che ci siano dubbi. Va Un bene. attimo, che sto scaricando, forse ho trovato l'elaborato planimetrico. Ah, bravo. È tutta un'unità, non è aggiornato, ma secondo me è tutta, ha ragione Simone, è tutta un'unità. Il laboratorio è l'ampliamento del laboratorio che era all'interno del fabbricato principale e lo vedi anche dagli elaborati grafici che ha fatto vedere del condono l'Antonella, che è tutto collegato, è un ampliamento, è tutto un subalterno secondo me.
Brava. Infatti vedi che è collegata, bravissima. Allora questa è due. Allora è due. È tutta un'unità. Non puoi, perché sennò faresti mezzo fabbricato in uno, mezzo fabbricato in un altro. Io di recenti formazioni ci vedo poco. No, fra l'altro l'identificativo catastale che lui ha messo nell'osservazione è relativa all'abitazione. Il sub 2 è l'abitazione, il sub 1 è il laboratorio. Infatti parlava di locali abitativi anche. Non ho capito, mia. Ma infatti se l'Antonella mi fa condividere lo schermo, per prontezza io ti faccio vedere, ho scaricato il lavorato. Basta che non ci siano nominativi, eh? No, 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 no. Vedi, sub 1 il laboratorio, sub 2 l'abitazione. E infatti lo vedi qui che non è aggiornato, il sub 1 è il laboratorio e gli manca l'aggiornamento dell'autoplanimetrico e il sub 2 è l'abitazione che è posta sopra. Ma allora, come diceva l'assessore, scusa, se è a sé stante. No, no, è sempre... dovrebbe essere aggiornato l'elaborato planimetrico nel sub 1, che è il laboratorio, dovrebbe avere la puppola qui dell'ampliamento, no? Ah. È vero che nell'osservazione l'osservante ha indicato il sub 2 che era riferito all'abitazione che è sopra. Lo vedi qua, vedi? È vecchio, l'elaborato è vecchio, questo qua è del 99. Sono stato chiaro? Sì, ma allora quindi rimane 2, classificazione 2, se dici, però non mi torna. Te dici che è inglobato, però te li distingue sub 1 e sub 2, anche se sono collegati. No, ma ti distingue il fatto che il fabbricato non è lo stesso, cioè è lo stesso fabbricato diviso in verticale, no? Bravo. Al piano terreno c'hai un sub che è l'1, al piano superiori c'hai un altro sub che è il 2. Alberto dice probabilmente il sub 1 attuale è maggiore in dimensioni di quello del DOCFA del 99 perché c'è un ampliamento. Quell'ampliamento lì è contestuale al sub 1. Bravo. Però è un ragionamento, Alberto. Scusa, se mi permette, è un ragionamento, perché lì l'identificativo catastale potrebbe anche essere un altro. Che ne sappiamo? No, non t'ho capito, non t'ho seguito. Quale dici? Io ti dico, l'unità immobiliare dell'ampliamento, sì. Può anche essere un altro. Ma guarda, ti levo subito il dubbio, da vedere come te lo faccio, il dubbio te lo levo subito. Vabbè, cercalo per elenco immobili. Te lo levo subito il dubbio. Sì, ma... No, non c'è il mio problema. Due, ce n'è solo due, non c'è altri immobili. Non ci sono altri subalterni? No. No, 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 no. Ok. Lo vedi qui, no? Sì, sì. C'è l'uno che è il magazzino, attività artigianale, e il due che è l'abitazione al piano primo. Quindi è come voler dire... classificatemi una porzione di stanze di casa, faccio un esempio, con un'altra, invece segue il principale. Che mappale è? 858 79 858.
Perché vedi le richieste, abbiamo elaborato subalterni, che abbiamo fatto l'elenco subalterni, e se invece vuoi fare l'elenco subalterni per avere quello ufficiale. Vedi, c'è solo due, e questo è l'elaborato. Sub 1, dove gli manca l'ampliamento, perché a seguito della sanatoria magari non è stato aggiornato, e lo vedi qua. Quindi secondo me non ci sono grosse situazioni, grosse problematiche. Più che altro non ci andiamo oltre, nel senso abbiamo altri elementi. Puoi interrompere la mia condivisione, Anto. Dicevo che il resto del fabbricato fosse da due, era chiaro, no? Ora io non mi ricordo le foto, ma mi pareva chiaro, giusto? Sì. Ah, quindi allora, riassumendo, rimane due. Sì, perché l'unità immobiliare è unica, abbiamo appurato questo, no? Sì, corretto. Quindi allora dovrò cambiare anche l'istruttoria, la sintesi. No, la sintesi, l'istruttoria, perché invece che parzialmente accolta, cioè relativamente alla classificazione, poi le modifiche normative, cioè rimarrà parzialmente accolta, perché alcune modifiche normative che proponeva sono state poi, diciamo, inserite, però non per la classificazione. Vi torna? Corretto. Seicentodieci. Seicentodieci. Ah, questi erano quelli che erano di, non si capiva qual era stato schedato, e abbiamo trovato la documentazione, però forse guardando le pratiche edilizie anche che abbiamo trovato, forse è da non accogliere. No, ma no, qui non si era trovata la documentazione, ci siamo messi a guardare bene l'osservazione e capire quali erano gli edifici. Ma avevano trovato delle foto, Antonella, delle pratiche edilizie? No, di questa no, ma no, la 610 no. No, no, la 610 no. Se era solamente stabilito, ora ci ritorniamo, quali erano le foto schedate? Che risulta, allora, ora aspetta che prendo il piano, un attimino che apro il piano. Allora, 54... Allora, questo sono tre edifici. Allora, questo è il regolamento urbanistico, ok? Nel regolamento urbanistico non erano schedati, va bene? Poi arriviamo con il piano operativo. Ok, e schediamo questi edifici, li schediamo tutti uno.
Va bene. Loro con l'osservazione, riprendiamo l'osservazione e rileggiamola. Fate conto, è presente anche un quarto edificio, vedete quello piccolino L, che non è schedato, va bene, nel PO. Che vedi, è questo qua e non c'è. Allora, chiedo in poche parole che tutti diventino due, va bene? Ti torna Manola? Sto guardando. Allora, andiamo per ordine. Allora, fabbricato numero uno, andiamo per ordine, perché sennò ci si perde. Allora, esatto. Fabbricato numero uno, che è quello grosso, praticamente è la villa che ha, come dire, il nucleo originario. Ecco. E qui ci sono le foto del fabbricato questo numero è... uno. Da uno c'è solo una foto? Aspetta, è questa. Ecco, da uno vuole due. Questo è il primo. Poi andiamo alla richiesta numero due. Sì. Questo qui è lo stato in cui si trovano ora. Le foto che lui ha messo, noi non lo sappiamo. No. Ok. Poi, allora, fabbricato numero due vuole da... come vuole? Perché questo impianto storico è uno, giusto? È uno. E chiede un recente. Un recente, sì, è vero. Allora, due. Andiamo a vedere le foto del due. Del 2. Eccolo qua. Che è quello, se non sbaglio, lungo la strada. Allora, foto fabbricato numero 2. Che sarebbe questo. Mi sembra quello lì. Questo qui, ce l'ho segnato sulla carta PIO. Questo qui. Ecco. Va bene? È questo qua. Poi, fabbricato numero 3. Numero 3. Quindi da 1 a pazzo. A recente? Aspetta, no, l'eliminazione del vincolo, edifici classificati di pregio architettonico 1. Allora, il 3. È scritta male anche la richiesta. E il 3, 1, 2. Ma io non capisco, ma è giusta la localizzazione che dicono loro? Perché c'è una strada e poi c'è invece un'altra località, se non mi sbaglio. Oh. Dai catastali è questa zona qui, Riccardo. Dai catastali è questa zona qua. La zona è questa. Ma non è Salapreti allora? No, infatti, hai ragione Riccardo, hai ragione, è località alla Pieve, via della Gigia, è più basso di Salapreti, hai ragione. Appunto. Però l'hanno messo loro, mi sembra, Salapreti. No, l'ho visto. Ora, noi questa osservazione era parzialmente accolta limitatamente al fabbricato individuato al foglio di mappa 54, mappale 515. Io devo dire, sincero, ci ho capito nulla. Io questa qui c'è da riguardare. Sì, no, hai ragione, non è... Perché siccome non parla mai di catastali, capito?
Quindi il 515, che è quello che noi abbiamo riconosciuto e che forse è da rivedere, perché riguardandola poi... Aspetta un attimo che si guarda, Forse non è da accogliere. Però, scusate, Manola. Sì? Allora, il primo edificio che abbiamo visto è sicuramente da uno, sì, fuori e discussione. Infatti è rimasto uno. Gli altri due, ora magari rivediamo meglio il secondo, gli altri due onestamente mi sembravano da due a me, però riguardiamoli, cioè io ho visto una fotografia che scorreva velocemente. Allora, riguardiamo tutte le foto, Anto. Sì. Fabricato allora, questo è il fabbricato 1, diciamo quello che sarebbe, insomma, la villa. Insomma, no, quello più questo non voglio dire, non mi sembra qui. Questo non mi sembra ci siano dubbi, no? Questo è da uno. Questo è da uno. Poi. Ok. Questo è uno, va bene? Poi. E questo è il dietro, bene? Va bene. Ok. Poi. Questo è il fabbricato 2. Che lui chiede che adesso è uno. Sì. Lui chiede che venga portato a recente. Ecco, qui la mia domanda è, posto che non è recente, no? Mi sembra, è da uno o da due, punto interrogativo? Ha visto, infatti. Questo onestamente mi sembra... È questo qui. Che noi si era dato il 2, eh? Noi a questo abbiamo dato il 2. Sì, accogliendo totalmente. Ok. Io su questa istruttoria mi ci ritrovo, nel senso che mi sembrerebbe da due, ora non so cosa ne pensano Jacopo e Alberto che sono dei tecnici, ma mi sembrerebbe da due. A seguire il criterio che abbiamo adottato, se l'Antonella mi torna sulla prima foto, bisognerebbe capire qual è stato il livello di trasformazione, posto che ci sia, perché... Il piano terra mi sembra identico. Abbiamo dato uno a quello di prima. Attenzione, perché il piano terra mi sembra identico a quel. Questo è un uno sicuro. Fabbricato solido. Sicuramente c'è una canna fumaria che non c'era, ovviamente, si vede bene. E ci sono delle aperture che, ragioniamone, potrebbero essere anche aperture recenti, però insomma. L'esame così esterno, se la consistenza storica c'è, mi sembra più uno che due. No, questo, ma cioè, se si cambia, se questo si dà due, si torna indietro e si dà due anche a quell'altro che si è dato. No, uno. Ma Riccardo, cerchiamo di capire qual è il livello di trasformazione. No, perché, appunto, ma mi sembra che si dice la pianta è rimasta la stessa, cioè non ha subito incrementi, abbiamo mantenuto, eccetera, eccetera, e questo è uguale, non cambia di una virgola. Io non so valutare questo, chiedevo infatti i lumi su questo, nel senso che se è un edificio intatto è da uno, se è un edificio che ha subito delle trasformazioni vanno individuate quali sono e fatto il solito ragionamento, cioè capire se sono significative o no. Quindi il tetto è stato trasformato, punto interrogativo, forse sì ma non in modo eccessivo. I prospetti sono stati modificati, punto interrogativo, cioè io non riesco a leggere, ma io non sono un architetto, quindi o un ingegnere o un geometra, quindi non mi mancano degli strumenti, no? Cioè io non riesco a leggere le trasformazioni che ci sono state qui. Io Simone Leo intendo dire che non ho quella formazione lì, ecco. Quindi facciamoci aiutare da chi è più competente a leggere le trasformazioni e poi decidiamo. Jacopo stava accennando qualcosa. Alberto, Manola, diteci. Sì, no, allora, non mi sembra che abbiamo trovato pratiche edilizie che sono quelle che ci aiutano per capire il livello delle trasformazioni. Io penso che questa fosse una pertinenza che è stata recuperata, il fatto della presenza al piano terra di questi portoni grandi, insomma, mi danno l'idea di una cantina. E probabilmente ci sta che sopra potesse essere anche un fienile che è compatibile anche con queste aperture, diciamo, più grandi. In genere la mandorlata,
ci sono sì, poteva essere una mandolata, bravo, e così via, no, però vero, ecco, sono ipotesi. Sul fianco c'è la mandolata. No, ma fra l'altro c'è anche l'apertura per il carico e lo scarico del fieno sopra la porta. Vedete che loro ci hanno messo un parapettino che la useranno come finestra, ma lì non è stato cambiato assolutamente niente di prospetto. Ha fatto un bel lavoro, non è stato cambiato nulla. E allora è da uno, dai. E allora avete ragione, è da uno. Quasi sicuramente a piani sfalsati poi, Quindi è un 1, secondo me è proprio un 1, via. Quindi dobbiamo cambiare anche il parere, perché in pratica noi l'avevamo parzialmente accolta, perché a questo qui gli si dava il 2. Questo è 1. E poi va visto il terzo edificio, giusto? Sì. Questo qui com'è classificato nel più adottato? Scusate, il terzo edificio è quello che gli avevate date 2, o sbaglio? Classificato 1. Allora qual è quello che avevate date 2? Lo sentite? A quello di prima. Ah no, prima. Questa è la villa, questo è il nucleo. Questo è il terzo edificio, Antonella. Il terzo edificio è quello il terzo edificio che è questo qua, ora ve lo ritorno, è questo, no. Non è classificato dal PO e sarebbe questo qui, guarda, ve lo faccio vedere. Ma scusa, perché fermati un attimo, Antonella, ma questo qui che cos'è? Questo qui che vediamo ora che cos'è? Allora, questo qui è quello, è l'edificio della foto 2, ok? Che noi come... E noi gli avevamo dato un quell'altro. Allora, ora se quell'altro, vedete, Antonella, quello dopo. Allora, questo qui che vedete ora, ok? Ok? Questo qua. Quello, fermati, questo qui che roba è? Questo è di questo. Ma lui te lo chiama fabbricato 3, è quello che lui chiede la trasformazione da 1. Lo dice lui, 3, in relazione al fabbricato 3, classificato quali edifici sparsi isolati di impianto storico in territorio rurale, classificato di pregio architettonico 1, l'eliminazione del vincolo perché l'edificio è oggetto di ristrutturazione in corso che ha comportato la modifica dell'aspetto originario. Secondo me, Manola, no, perché secondo me la foto, noi abbiamo... Secondo me è questo qui l'edificio che lui chiede, non è classificato, eccolo qui, secondo me. Io ti dico quello che dice lui. Capito? Perché se io riprendo l'osservazione, va bene, ritorno indietro, poi può darsi che mi sbagli anche io, Ma allora, questa è la villa, va bene? Aspetta, ma questa è la villa, come te la mette nell'edificio, quando gli dà l'indicazione, come te la mette la villa? Nell'istruttoria, quella... La villa me lo mette come numero 4. Va bene, fabbricato principale. Di questa non chiede nulla. No, ok? Siamo d'accordo? Ok. È uno e non chiede niente. Ah, ecco, infatti, non capisco. Okay, che nel piano operativo è questa, va bene? Questa grossa, va bene? Ok, ci siamo. Sì, va bene. Ok, oh. Ora. Vado sopra, poi c'è questo edificino qui. Hai ragione, Antonella. Sì, è così come dici te, è chiaro. È come dico io. Secondo me, oltre aver fatto un po' di confusione lui, però io se vado a guardare tutti gli edifici, secondo me questo edificino qui è questo che non è schedato, eccolo qui. È quello che ha il punto 3 dell'osservazione. Però, esatto. Però allora sbaglia l'osservante perché dice che è classificato 1. Esatto, sì. Secondo me sì. L'osservante sbaglia. E allora... E allora gli va risposto che quello che chiede è già nel piano adottato, giusto? Sì. No, però noi nel piano adottato ci risulta un recente, però, perché non c'ha, vedi? E lui che chiedeva? Che chiedeva lui?
lui chiedeva l'eliminazione del vincolo edifici classificati 1, perché l'edificio è oggetto di ristrutturazione in corso che ha comportato la modifica dell'aspetto originario e distributivo, tale da non poter essere considerato come edificio di interesse ambientale. Beh, chiede recente. Quindi chiede recente. Non lo so, sì. Vabbè, chiede l'eliminazione del vincolo, lui lo chiama così, chiede il recente, è già recente, questa è la risposta, mi sembra, no? Sì. La risposta è, per essere precisi, si fa presente all'osservante che l'edificio in questione non è classificato fra quelli storici, punto, no? Cioè, come dire, mi chiedi una cosa, ma non ti devo eliminare nessun vincolo perché non c'è nessun vincolo, fra virgolette, no? Vi torna? Sì, ma secondo voi questa è la caratteristica, la domanda che voglio fare è questa. Noi non l'abbiamo classificato questo edificio, ma secondo voi è da non classificare e lasciarlo recente? Ma noi non possiamo classificarlo ora. Il problema è che però noi non possiamo classificarlo ora. Ma ho capito, però bisogna verificare. Bisogna vedere se questo edificio qui c'era, ragazzi. Oh. No, ma io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che come facciamo a classificarlo ora? No, hai ragione. Il problema non si pone, perché lui sta chiedendo quello che già c'ha. Esatto. Sì. Dopodiché, se c'è un errore, ci sarà un altro procedimento. Ragazzi, ma questo non è classificato o sbaglio? Non è classificato. Scusa Jacopo, prima l'abbiamo classificato quello che era lungo il fiume, no? Ambientale 2, quello che era lassù in via Fondi, che via è? Che non era classificato, l'abbiamo classificato, mi sembra 2, se non sbaglio. Sì, era recente, gli abbiamo dato un 2, sì. Ma ce lo chiedevano. No, ma voglio capire, ho capito, ce lo chiedevano, ma questo qui va verificato, no? Se è un edificio recente o meno. Ma una volta che lo verifichi, nel momento in cui la richiesta dell'istante è la stessa che abbiamo già preso in considerazione in adozione del piano operativo, per modificarla, e la vuoi modificare te, comune che l'hai fatta, fai un altro procedimento, perché se no lui non si troverebbe a non trovarsi in condizione di osservare. Oltretutto, una cosa che ribadisce qual è. È giusto, Simone? È giusto? No? È così, cioè lui sta chiedendo che l'edificio non sia classificato, ma l'edificio non è classificato e quindi l'istruttoria ci chiedi una cosa che in realtà è già nel piano adottato. Quindi per classificarlo te dovresti andare oltre quello che ti chiede lui, perché lui ti chiede di non classificarlo e classificarlo d'ufficio. Sostanzialmente sarebbe una classificazione d'ufficio. Che non è frutto di un'osservazione, no? È il frutto del fatto che noi ci accorgiamo di un errore, se c'è un errore, ovviamente. Io sto facendo un'ipotesi, poi magari l'errore non c'è, ma se ci fosse un errore, noi ci stiamo rendendo conto dell'errore. E allora, come si è detto in altre situazioni, faremo un procedimento di correzione degli errori materiali dove gli errori ce li potranno segnalare i cittadini, ma potrà segnalarli anche l'ufficio, e nell'ambito del procedimento di correzione degli errori materiali allora si potrà correggere, insomma, no? Ma non lo possiamo fare. Volevo proprio dire questo, magari, visto, non essendo materia mia, mi sbaglio anche. Allora, io, va bene, diciamo, è già così, quell'edificio così resta, però io chiedo all'ufficio di fare queste verifiche. Certo, questo è corretto in vista di un procedimento. E se fosse un errore materiale, di rivederlo. Scusa Riccardo, che verifiche vuoi che facciamo? No, quello che ora esponeva Simone, no? Se questo edificio che non è classificato fosse stato un errore materiale, tenerlo in considerazione quando si rivedrà. Sì. Volevo dire questo, magari mi esprimo anche male. No, molto basta. No, ma è chiaro, Riccardo, è chiarissimo. Quindi, in definitiva,
questi punti qui, il punto 1 è 1, il punto 2 è 1 e il punto 3 è, in questo momento è recente, ok? Sì, sì, quindi l'osservazione non sarà accolta. Eh no, perché, ok. Ok. Che abbiamo? Abbiamo finito? C'è ancora qualcosa? No, no, sono queste qui ultime. Le vedete? Okay. Allora, questa qui, allora guardiamo un po'. Anche questa è la 628. Non abbiamo reperito altre foto, vi faccio vedere quelle dell'RU e poi decidiamo. Ah sì, questa qui l'avevamo già vista l'altra volta. L'avevate già messa via per sopralluogo. Questa qui, sì, sì, sì. Questa l'avevate già vista per sopralluogo. Comunque noi ci abbiamo che la foto dell'RU, se la vogliamo vedere, ditemi voi. Ok? Guardiamola, tanto serve. Ok, perfetto. Meno male, tranne lì ci ha tenuto il collegamento qui. Boh. Antonella, ci fai rivedere la foto attuale, quella dell'osservazione? E il numero dell'osservazione, Antonella? 628. No, non è questa, scusate, eh. No. Aspettate un attimo che ho un problema, eh. Aspettate un secondo, eh. Ma questa chiederebbe da 1 a 2? Sì, però ho sbagliato io col catastallo. Un attimo. 5. 6, 1. Allora. Nel senso che a vedere la fotografia dell'RU mi sembrerebbe che ci siano dubbi sul fatto che è un 1, no? No, no, ho sbagliato la foto, Simone, aspettate un secondo, ho sbagliato io. Ah, allora no, niente. Ho sbagliato io, aspettate. No, ma no, la scusa, nell'RU come era classificato? Infatti, era quello che volevo chiedere all'Antonella, perché non lo dice. Allora, lui dice, si chiede la conferma della precedente classificazione, ma non so come era classificato. Ora ve lo dico. Mi sembra che si era visto l'altra volta un R3. Sono enorme. Questa è la foto dell'R1. È questa la è questa la foto. Sì, questa è la foto. E la foto, e la foto attuale invece non c'è? La foto attuale è quella che ci presenta lui con l'osservazione, che è questa qui. Allora, è questa che vediamo ora, Antonella? Sì, sì, sì. Allora, nell'RU era un ambientale. Era un 2, quindi? No, un 3. Ah, un 3. Ma questa e qui ora mi rivolgo a quelli più bravi, Jacopo, Alberto. Ma e qui che dubbi ci sono? Nel senso, mi sembrerebbe un 1, no? Giusto? Solo il cordolo. Infatti l'abbiamo messo in 1 noi. Solo il cordolo e basta, non c'è altro. Concordo. Vai.
Non ho capito io, cioè? Cioè l'unico intervento di trasformazione irreversibile è il cordolo, cioè quella situazione che c'è alla, sopra le finestre dell'ultimo piano, in copertura, vedi dove si appoggia la copertura? C'è una struttura di cemento armato che corre continua su tutto il perimetro. E quello è l'unico intervento irreversibile, cioè indietro non ci torni da quello. A meno che tu non lo tiri giù, insomma, non lo fai. Per il resto è intatto e quindi Riccardo ci sembra da uno, no? Ti torna? Che dice, cioè, che dice Alberto, Jacopo? Io te lo dico. No, sono d'accordo, la consistenza, la natura, e la tipologia e i materiali sono quelli con cui è stato edificato originariamente, sicché non ci sono delle lavorazioni che ne hanno alterato l'originaria aspetto e consistenza. Riccardo, no, dico, mi sembrerebbe da uno, siamo tutti d'accordo, te che ne pensi? Ma anche a me, cioè io condivido anche quello che ha detto Alberto. Ora io non avevo capito quello che aveva detto Jacopo, se quel discorso del cordolo, come l'ha chiamato lui, pregiudicasse. No, Jacopo. Si è già fatto anche in altre circostanze, no? Cioè questo è un adeguamento strutturale della copertura, per cui se in un fabbricato del genere, no? Te ti trovi a dover rifare il tetto, che è uno degli interventi ordinari che si fanno, perché è l'elemento strutturale che più subisce compromissione nel tempo, no? La copertura, per ovvie ragioni. Allora, se te hai un fabbricato di questo tipo, è un intervento standard, quello di dover consolidare la superficie d'appoggio e garantire la tenuta di quello che c'è sopra. Quindi è proprio una base, no? Dopodiché si può ragionare su come si rifinisce, come... Però, insomma, c'è poco da dire. Restauro e risanamento. Ora non ci allarghiamo, ma insomma, va bene. È un restauro e risanamento. Sì, qui non ci sono dubbi, però. Va bene, uno, sì. Quindi, cioè, il sopralluogo se l'ha detto non serve a nulla, no? No, perché non ci avevamo le foto l'altra volta. Ecco, non ci avevamo le foto, mi ricordavo questo aspetto. Beh, non avevamo le foto della preesistenza rispetto al cordolo. Che è rimasto uguale. È rimasto tutto uguale, Riccardo. A parte il cordolo è tutto uguale all'originario, quindi non ci sono dubbi, dai. Anco le piane. Lì ci starebbe bene una bella via. Anche una piscina ce la vedrei bene con un bel riporto, eh? Eh sì, sono d'accordo anche lì. Lo sapete dov'è quella questa località qui? Io vi invito ad andarci, io ci vado a piedi. Allora, osservazione 408. C'è una strada. Numero Antonella, scusa? 408. Abbiamo cercato i titoli, ok? Eravamo rimasti così l'altra volta. Ora la apriamo, eh? Ma la 408? Sì, io l'avevo fermata, sospesa, c'era perché... C'era da rifare l'istruttoria. Sì, perché no, dove io ce l'ho bloccata, fermata, perché volevamo trovare i titoli. E vi faccio vedere i titoli. Ve la ricordate? Era quella zona RBA, RB, che loro chiedevano l'allargamento e va bene, più noi avevamo messo un 1 e loro chiedevano il 2. Ah, ma no, questa con te non l'ho vista, perché me l'ha procurata Stefano ieri mattina.
comunque ve lo faccio vedere, ecco, ora. Infatti non me lo ricordavo. Esatto, perché siccome me l'ha cercato ieri mattina Stefano, e ve le faccio vedere, ok? Ve la ricordate a questo edificio? Questo? Sì, sì, sì. Ok, allora, io ci sono due condoni. Allora, vedete bene, l'osservante ci fa vedere solamente questo edificio, va bene? Però della zona RB sono presenti due edifici, e vi faccio vedere. Sono due gli edifici, no? E dalla verifica che è stata che ho fatto ieri mattina, anche sul Castore, l'edificio che è presente sul Castore è quello messo perpendicolare alla strada che è presente, ve lo faccio vedere. Aspettate, arrivo subito. Per capire il perché noi si era dato anche l'uno, in tutto il borghettino lì. Eccolo, vedete? Più antico, no, quindi è più antico, okay, quello lì. Allora, per cui è questo, va bene? È questo l'edificio che ha fatto sì che venisse fuori quel discorso dell'uno, ok? È questo. Ora vi faccio vedere i permessi. I permessi, che sono due condoni. Allora, abbiamo due condoni del 95. Allora, questo è il condono, è del fabbricato, quello che è oggetto di osservazione. Che il condono riguarda, questa è la foto del 95, che bene o male è simile all'osservazione, all'edificio che, eccolo qui, va bene? Ma il condono cosa riguarda? Ora vi faccio vedere. Allora, il condono, ecco, questo è l'edificio, riguarda tutta queste verande, quelle che si vedevano, ecco, esatto. Quelle che si vedevano, ok? Infatti vi faccio vedere anche l'estratto catastale di quello che loro condonano, vedi? Tutto il dietro, no? Tutta quella serie di edifici, quello che ci domandavamo se erano pertinenze o qualcos'altro, ecco. Va bene, e questo è l'edificio che l'osservante ci presenta, però su questo edificio c'è anche l'altro. E l'altro edificio, l'altro condono riguarda appunto l'altro edificio, e è questo che lui non fa mai vedere nella foto, no? Ma di questo non chiede neanche niente. Ho capito, però noi da regolamento urbanistico, da piano operativo, scusate. Antonella, dimmi. Io credo che sia sufficiente quello che ci hai detto, perché noi eravamo rimasti in questi termini, me lo ricordo, che avremmo verificato se le pertinenze erano pertinenze, sì. Dicendo già che non avevano, diciamo, valore rispetto alla classificazione, no, dell'edificio. Esatto. E poi volevamo capire il livello di trasformazione che aveva subito l'edificio, e sostanzialmente è rimasto intatto. È questo qua, vedi? E l'altro edificio è questo qua, basta. No, sì. Quindi mi sembrerebbe chiaro che è un 1, no? Per i criteri che abbiamo adottato. Non so cosa ne pensano gli altri commissari. Io, come dire, mi sembra che sia associabile questo caso qui a un paio di altri casi su cui abbiamo più a lungo dibattuto, proprio della pianura, l'avevo già detto anche l'altra volta, in cui si riconosce una cellula, diciamo, fondamentale del fabbricato, a cui poi a seguito di condoni, altri atti di sanatoria, bla bla, si sono accatastate delle superfetazioni. Allora, è chiaro che se si riconosce la natura unitaria del fabbricato originario, poi c'è una gerarchia però che interessa gli altri. Quindi, come fu per quella osservazione a Capezzano, quel paio di osservazioni a Capezzano in cui si è riscontrato questo, direi che ci si debba allineare.
non direi che ci si debba allineare a questa roba, capito? Cioè si tiene l'uno come classificazione del fabbricato e poi nella norma, rispetto a una serie di aggiunti come questi, si individuano delle modalità di intervento diverse. No, ho capito. Che dite? È la proposta che io mi sono preso l'impegno di elaborare con l'ufficio sulle superfetazioni. No, condividi. Mi sembrava che anche Alberto avesse annuito. Era anche quello che si diceva un pochino l'altra volta. Manola, non ti si sente. Scusate. Dicevo che sono le considerazioni che avevamo fatto anche l'altra volta, che io avevo annotato, infatti, che porterebbero a cambiare il parere istruttorio da accolta a non accolta. Diciamo, la documentazione che ha trovato Antonella conferma. Sì, però no, Manola, li devi dare parzialmente accolta, perché ne ampliamo la resede. Ah, ok. Allora, parzialmente accolta, solo cartografica. Ok. Alberto, te che dici? Ha detto ok. Ok. Sì, scusate, ero al telefono col comune di Camaiore. Per me va bene, condivido tutto quello okay. Che so il ragionamento. Avanti. Jacopo, ascolta, io non ne ho più. E ci sono rimaste quelle ferme per sopralluogo. Io ho queste qui che erano tutte bloccate per sopralluogo. E quali, si possono dialogare per favore? Sì, sì, ve le faccio rivedere. Oppure allora. Si dice anche il numero, insomma, grazie. No, si riguardano, se si vuole... Ascoltate, scorriamole velocemente per capire che pesce era. E poi si fa quella valutazione che ha detto, che concordiamo tutti, che deve fare il segretario in merito alla necessità, alla possibilità di farci decidere a noi e nel caso poi alle valutazioni di opportunità e di necessità che dobbiamo fare come commissari. Allora, la 51. Scusate, ho avuto una telefonata di lavoro. Che numero di osservazione è, Anto? E si stanno rivedendo quelle sospese per sopralluogo, una lettura veloce. Scusate. Queste non ci sono le foto. Ecco appunto, Antonella, scorrite veloce per capire che cosa non c'è e come si deve fare nel caso. Vai. Ci metto un po' a aprirmeli, purtroppo. Mamma mia. Questa è l'81. No, ho guardato i confini attuali e anche storici. Ok, questa c'è l'incertezza sulla consistenza del fabbricato. Sì, ma le foto ci sono. Poi 96. Era quello che ha rivoluto anche la Michela l'altra volta, se era possibile andare a vedere e fare un sopralluogo. Sì, questo è quel fabbricato che in realtà nelle foto si vede abbastanza bene, ma la Michela voleva fare un sopralluogo. Ok, poi abbiamo la 188. Io ho tenuto il confine per
che non c'è niente. La 191. Non corrispondono, cioè non compare la possibilità. E anche questo, se voleva andare a vedere la consistenza, me lo ricordate? Noi l'estrazione per quindi dovrei fare il fornito l'estrazione per fibra santa, una volta riunito tutto insieme. 225. Alla correzione se la salta mazza rosa gli avesse mandato, invece di rimandare la corretti. Chiaro questo edificio alla. La padula che non si capiva bene dalle foto allegate come l'edificio. Poi 446. Io ho guardato un po' in anche in un'altra posta. Le sezioni c'è scritto sul manuale che devono essere la luce del suolo. Computer non ne può più. Io ho visto che le zone montane sono dubbi. Ma cambiato. Anche qui non ci sono foto. Diciamo che sono solamente tre le osservazioni di cui non abbiamo le foto. Le altre invece, per la documentazione prodotta, c'è dell'incertezza che motiva il sopralluogo. Questo è il punto. Ok. Allora, approfondite queste tre con il segretario, questo l'assessore sa, insomma, qual è il punto della questione. E poi direi che da venerdì si può fare cominciare a discutere le osservazioni sulle schede norma. Quando? Ok. Venerdì mattina. Mercoledì no? È oggi mercoledì. Non ho capito, quando c'è la prossima commissione? Venerdì, si è detto. Sì, no, scusa, a che ora? Alle 9. Va bene, grazie. Va bene, direi di... Stavivi? Ci hai dato la... Riccardo, ci hai dato l'assenso, in chat. Sì, no, non l'avevo segnato. Ci hai dato... Ma adesso il transcript lo do sempre l'assenso, poi magari... verifico, ma insomma cerco di Riccardo dall'assenso, poi magari se lo scorda, ma per... Va bene, ci si vede venerdì mattina a questo punto. Sì. Ok, ciao.